Bentrovati. Questo campioncino qualcuno già lo conosce, è quello che io ho fatto per spiegarvi la sequenza di lavorazione che sto usando per un mio progetto. Vi metterò poi anche le istruzioni del progetto, sempre con un video tutorial sul canale. Intanto vi volevo far partecipi di un qualche cosa che sto sperimentando. Io non sono molto brava con i ferri da maglia, sto cercando di migliorare, non mi trovo bene con i ferri dritti e sto provando a imparare con i circolari. Questi sono dei ferri che io ho preso per prendere dimestichezza con la tecnica. L'unica pecca è che il filo si attorciglia in continuazione. Allora, cosa ho fatto? Ho provato a sostituire l'altro capo, l'altra punta, sostituendola con l'uncinetto. Ho applicato in fondo un piccolo tappino per non far cadere le maglie e vado a farvi vedere come lo uso. Io qui ho terminato il ferro, volto il lavoro e devo lavorare un giro a punto rovescio. E invece di andare a lavorare le maglie con l'altro capo del ferro circolare, utilizzo l'uncinetto, lavorando semplicemente le maglie come se stessi facendo con la punta del ferro. Quindi i miei vivagni sono a dritto, entro con l'uncinetto nel punto come se dovessi lavorare un punto dritto e lo lavoro tranquillamente. Vado a lavorare anche il secondo punto e lo porto sull'uncinetto. L'unica accortezza è quella di usare lo stesso numero di uncinetto identico ai ferri che state usando per il vostro progetto e di non tirare il filo, ma tenere molto 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 morbida la tensione, altrimenti i punti risultano troppo stretti. Adesso devo lavorare il rovescio, porto il filo sul davanti dell'uncinetto, entro nel punto come se dovessi lavorare un punto rovescio, e lo faccio con l'uncinetto. Ecco qui, semplicemente. Una volta che ho lavorato tutto il ferro, riporto i punti dall'uncinetto al ferro circolare e ricomincio. Poi vi faccio vedere come faccio io. Io lo trovo un sistema molto comodo per me che sono una principiante del lavoro a maglia e spero che possa essere utile anche a voi se volete provare. Poi con un commento mi fate sapere come avete trovato questa lavorazione a dir poco inusuale. Ecco qui. Lavoro gli ultimi due punti a dritto e ho terminato il mio ferro di lavorazione. Se noi adesso dovessimo continuare con i ferri, non faremo altro che lavorare il ferro di ritorno. Vedete che la lavorazione è perfettamente identica a quella fatta con le due punte del ferro circolare. Quest'ultima sequenza io l'ho lavorata tutta con questo modo, anche i punti traforati. Ho semplicemente sostituito la punta con l'uncinetto. Rivolto il lavoro, tolgo il tappino e riporto le maglie sul ferro, sempre, vedete, ripartendo da destra, così da avere il filo di lavorazione a sinistra per poi voltare il lavoro e andare a lavorare il ferro di ritorno sul dritto del lavoro.
Ecco qui. Ora che faccio? Volto il lavoro e vado a lavorare il mio ferro a maglia dritta. Rimetto il tappino, questo è un pezzetto di sughero, sulla parte dietro dell'uncinetto e vado a lavorare il mio ferro di lavorazione. Questa volta tutto a dritto, semplicemente usando l'uncinetto come se fosse l'altra punta del ferro. Ecco qui. Naturalmente il tutto è da perfezionare, è un'idea che mi è venuta così, ho detto perché non provare e mi faceva piacere condividere con voi. Sul canale trovate anche la spiegazione del punto traforato semplice. Trovate altri piccoli consigli di maglia in tutorial che ho chiamato Maglia in pillole. Vedete che non c'è assolutamente la minima differenza. Qui nella prima parte della sequenza la tensione è molto più stretta perché ancora non avevo capito come fare a non far stringere i punti, però se vedete già la seconda parte della sequenza con quella fatta semplicemente con i ferri da maglia è perfettamente uguale. Quindi per continuare la nostra lavorazione andremo a togliere il tappino, riportiamo i punti sull'uncinetto, sempre partendo da destra verso sinistra, di modo che una volta che abbiamo riportato i punti sul ferro, il filo lo abbiamo nel posto giusto da dove iniziare il ferro di ritorno e continuiamo la nostra lavorazione. Sul canale vi ho fatto già vedere come con questo sistema andare a chiudere le maglie con il punto dritto. Adesso vi faccio vedere come fare con il punto rovescio. Vado a riportare i punti sul ferro e poi vi faccio vedere. Ho riportato tutte le maglie sulla mia punta del ferro circolare. Voltiamo il lavoro e facciamo conto che noi dobbiamo chiudere il nostro pannello e quindi utilizzare il punto rovescio. Rimetto il tappino, facciamo in questo modo. Entro dal rovescio nel primo punto, lo lavoro e lo faccio cadere sull'uncinetto. Entro nel secondo punto, lo lavoro, lo faccio cadere sull'uncinetto e chiudo il primo con un punto bassissimo. E così faccio per tutte le maglie che devo chiudere. La lavoro, la porto sull'uncinetto e chiudo quello precedente con un punto bassissimo. Lavoro il punto, lo faccio scivolare e chiudo. Quando abbiamo chiuso tutti i nostri punti che abbiamo sul ferro, daremo un ulteriore punto catenella, tiriamo il filo e tagliamo. Vedete? La chiusura è perfetta. Abbiamo quel cordoncino di catenelle che ci potrebbe servire per andare a cucire i nostri pezzi del progetto che stiamo facendo. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete.